Buongiorno Climber, concludiamo questa serie di video sulla diagnosi della lesione puliezza. Perché è importante la diagnosi? Perché solo sapendo se è veramente una lesione puliezza, che tipo specifico di lesione di puliezza è per puliezza interessata, sede, estensione, circonvoluzione e diastasi infiammatoria attuale, si può capire come andare a curarla, altrimenti sono trattamenti fatti a caso che funzionano solo perché la puliezza è guarita da sola. Diciamocelo, l'autodiagnosi abbiamo spiegato che non è utile perché purtroppo deve essere una diagnosi specifica, ben orientata. L'ecografia è utile solo se fatta bene, in Italia è difficile farla. La risonanza magnetica, se non è una 3 Tesla con supporti dedicati, specifici e bobine, non serve. Quindi la cosa migliore è farsi vedere da uno specialista che vi farà tutti i test specifici biomeccanici per capire. Quindi bisogna andare dall'ortopedico, poi non tutti gli ortopedici se ne occupano, anche i chirurghi della mano non hanno specificità per questa cosa, perché non trattano la puliezia del Climber, che è ovviamente differente per carichi e riserva funzionale rispetto ad altre lesioni di puliezia che sono, ahimè, rarissime, e quindi sembra che vi dica venite da me per forza, no, qualcuno che si diletta c'è. Dovete andare da un professionista, un ortopedico professionista che si occupa specificatamente di lesione arrampicata. Ciao Climber, se avete domande postatemele o scrivetemi. Ciao.